corvo. Benvenuti, bentrovati. Ormai ci sono sempre i nostri affezionati, gli affezionati penso alla conoscenza e alla bravura del nostro dottor Morelli, che ci illumina su cose che magari altrimenti andrebbero perse. Oggi poi partiamo con una sorpresa, quindi come dire sarà ancora più emozionante. E saluto i docenti che si sono collegati con noi per fare il loro aggiornamento. Siete i benvenuti e il museo vi accoglie e vi ospita sempre con grande piacere per i vostri aggiornamenti. Bene, faremo un salto a Castello, a Cintetesino, a Caderzone, a Pinzolo e poi chi lo sa, lungo la strada il dottor Morelli ci illuminerà. E per cui ben buon ascolto a tutti, buona visione a tutti e lascio la parola al dottor Renato Morelli. Buonasera, bentrovati a questa seconda lezione del secondo ciclo. La scorsa settimana abbiamo visto la variante di Grumès, dove i coscritti hanno un ruolo di primo piano, e oggi appunto vedremo le varianti della Valsugana, della Varrendena, di Vermiglio. Ma iniziamo come al solito con il consueto aggiornamento, perché sull'Adige di giovedì scorso è uscito questo articolo che vedete sul Forprenner Marzo a Luserna, il bruciare marzo, il grande falò per scacciare l'inverno e gli spiriti maligni. In questa usanza afferisce alla tipologia rituale del far lume a marzo o batter marzo, che lo ritroviamo in area veneta, che consiste appunto in fuochi percorsi attraverso i campi, ma dove non c'è l'annuncio pubblico di fidanzamenti, di accoppiamenti, come appunto nel tratto marzo. Qui vediamo una descrizione di Christian Prezzi, che tra l'altro avanza anche un'ipotesi interessante, devo dire, perché addirittura lui vede una possibile derivazione del nome stesso di Luserna, luce, da questa usanza di far luce a marzo, no? Vediamo di leggerla. La luce in particolare attira l'attenzione di chiunque si sia mai chiesto da dove possa derivare il nome di Luserna. Certo è che sia innegabile la sua relazione con la parola luce, no? In effetti. Azzardando un'ipotesi, si potrebbe pensare a un'antica tradizione ancora oggi molto viva, il dar marzo. Negli ultimi giorni di febbraio, il viaggiatore che arriva nella terra dei Cimbri non dovrà stupirsi se, provenendo da Passo Vezza, vedrà all'ingresso della comunità una strana ed enorme catasta di legna. Solo qualche giorno di attesa e tutto l'altipiano sarà data la risposta al perché di questa catasta. Infatti un uso accendere un grande fuoco nella notte che separa l'ultimo giorno di febbraio e primo di marzo, eccetera. Tale fuoco è chiaramente visibile anche ai paesi limitrofi, infatti il luogo su cui viene appeso Kreutz, croce, è sopra il paese, in una zona molto visibile. Attorno a questo enorme falò è usanza ritrovarsi, festeggiare la fine del rigido inverno, eccetera. Questo è infatti chiaramente un fuoco di purificazione attraverso cui si bruciava la brutta stagione, cioè nell'attesa della primavera.
Tale tradizione, per certi versi, capodanno della natura, si brucia simbolicamente l'inverno mentre si attende la primavera con i suoi profumi, i suoi colori. Tornando alla nostra domanda, non si sa se il nome di Luserna derivi direttamente dalla luce di questo grande fuoco. Certo è che questa può essere un'ipotesi affascinante per un quesito che forse non avrà mai risposta. Ecco, qui ci sono già tutti gli elementi che abbiamo già visto nella lezione precedente. Ma questo articolo sul dar marzo, sul prender marzo a Luserna, mi ha dato l'idea e anche l'opportunità di parlare di altre varianti simili, e in particolare quelle di cui accennavo la lezione scorsa, molto affascinante, devo dire, almeno per quanto mi riguarda, mi incuriosisce, insomma, la variante carnica delle cosiddette las cidulas, no? L'impianto generale di questo ciclo rituale è sostanzialmente invariato, no? Come il tratto marzo, cioè da un'altura vengono declamati o urlati degli accoppiamenti in direzione del paese sottostante, e in Carnia la cosa incredibile è che per ognuno di questi accoppiamenti vengono lanciate delle rotelle di legno infuocate chiamate cidulas, e i lanciatori sono i cidulars. Vi dicevo la lezione scorsa che su Tirolo questa antica usanza si chiama Scheibenslagen, e abbiamo addirittura una documentazione scritta del 1100, insomma più o meno, perché il monastero di Lasa è andato a fuoco proprio perché una di quelle. Ecco, lì non buttano rotelle infuocate, buttavano giù delle palle così belle grandi di fieno, di legno, eccetera, quindi abbastanza importanti per quanto riguarda il fuoco, insomma. Una di queste è arrivata dal monastero di Lasa, che è andato distrutto dal fuoco. Ecco, questa testimonianza ci dice che ancora nel XII secolo in Sottirolo questa usanza era documentata, no? Diciamo. Ecco, invece in Friuli, ripeto, si chiama las cidulas, e quindi il fuoco, no? Degli accoppiamenti, il fuoco dell'amore, viene proprio interpretato letteralmente. Per ognuno di questi accoppiamenti viene lanciata vedremo, insomma, rotelle, bastoni, varie tipologie. Ne vediamo tre. Vediamo questa prima, che è un filmato veramente pionieristico, fatto da questa signora leggendaria per certi aspetti, la signora Olivia Pellis, che pensate nel 73 aveva girato, 1973, aveva girato con una cinepresina Super 8 una documentazione di diverse varianti di questa tradizione in Carnia e in Varresia. Ecco, io ho preparato un piccolissimo montaggio, dura 3 minuti, è un film che aveva prodotto per la Società Filologica Friulana. Vedremo questa variante di Cercivento in Carnia e una della Varresia. Las cidules o ciduline sono qui a Cercivento preparate dai giovani che le ricavano da tronchi di faggio come se affettassero salame. Il faggio è più indicato perché tiene a lungo l'incandescenza. Il loro sistema per il lancio non è proprio ortodosso, come vedremo in altro paese. Essi infatti trovano più comodo legare le rotelle ad una col fil di ferro che serve da presa. Faranno arroventare la rotellina, indi prenderanno lo slancio e lo getteranno nel vuoto, procurando di ottenere una traiettoria parabolica il più ampia possibile. Il lancio delle rotelle si è perpetuato nelle Alpi Carniche, mentre sui monti delle Giulie è conservato preferibilmente il fuoco in forma di falò. Nel paese di Niva, però, in Varresia, ci sono entrambe le tradizioni. Qui, infatti, nella notte di San Pietro, si lanciano le cidule da un alto poggio dietro la chiesa,
giù verso il torrente Resia. La forma delle cidole è qui quella tradizionale, un trapezio molto schiacciato, a base quadrata, con un buco nel mezzo per infilarvi un bastone. Pare che si facessero anche cidole a forma stellare. Anche il lancio avviene secondo le buone regole tradizionali. Si infila il bastone in una cidola che si pone sul fuoco ad arroventare. Quindi si ruota il bastone attorno alla persona oppure alto sopra la testa finché la rotella raggiunge il massimo splendore. Indi, con una mossa da giocatore di golf, si dà un colpo secco ad uno spigolo della cidule, ad un piano inclinato appositamente preparato per un asse. Abbiamo visto che il golf ha anche delle radici popolari. Bene, adesso vediamo un'altra variante carnica, è una breve sequenza tratta dal film Il Tir des Cidulis, girato da Erika Barbiani, per conto del Museo Etnografico del Friuli. Si pedì di Troscianca e che facciano queste cidule, di anni e anni. Io ho 60 anni e era che prima di me. Che è la cidula? Praticamente che viene infogata e dopo viene lanciata. La cidula viene tirata alle ragazze non sposate, no? Dai 13 anni in poi. Una volta i regimi erano un po' più liberi, come bisogna stare attenti perché attirare la cidula è una roba un po' anche pericolosa, perché si rischia di incendiare boschi e si rischia di fare del male a inta, ne mai, che sono per boschi, e bisogna stare attenti se conti dal team calè. Cendese 20 picchia 3 Andrea, figlio di Videlma. Romino, figlio di Nadalin. Ambra, figlio di Valentino. Ed una me! Ed chi sta via la cirurina! E la di sta! Anche di Ambra, figlio di Valentino! Aure! Le tradizioni a poi anche evolversi, cioè restando sempre in tal argomento, però si può migliorare, si può abbellire, si può cercare di creare roba nuova, restando sempre in tal argomento, cioè dal fuoco, propiziatori e dall'unione dei giovani che si chiattano sul credito a tirare la cibola. Avete visto l'inserimento dei fuochi d'artificio, no, come novità, e adesso l'ultima variante che vedremo, passiamo dai fuochi d'artificio a un semplicissimo petardo. E vedremo questa ultima variante carnica, quella di Tualis, dove viene utilizzato un trombone, vedrete, del tutto simile a quello di Pinzolo, che vediamo qui nella foto in anteprima, ma poi che tra poco vedremo tutta la parte delle riprese realizzate a Pinzolo. Vediamo questo trombone di Tualis. Con il petardo finale. Ecco, questo era lo scoppio finale. Ma veniamo adesso al nostro tema del tratto marzo e delle sue varianti, che come vi dicevo partiremo da quelle della Valsugana. Nella lezione precedente abbiamo visto quel proclama straordinario contro il tratto marzo emanato
nel 1612 dal principe vescovo Carlo Gaudenzio di Madruzzo, e anche quello un po' più distaccato, se si vuole, ma anche molto interessante, di Michelangelo Mariani, appena di qualche anno successivo, questo proclama, ma che parla già, appunto nel 1600, di una consuetudine antica e immemorabile. Ebbene, esattamente un secolo dopo la bolla del principe vescovo, del 1612, troviamo un altro documento particolarmente interessante che riguarda il Tesino. Un pubblico proclama, questa volta da parte dell'autorità politica, cioè dal governo austriaco, emanato un secolo dopo, nel 1712, dal vicario di Telvana, che naturalmente vieta per l'ennesima volta questa pessima e scandalosa, scostumata usanza chiamata intramarzo. Con particolarmente severe le pene che prevedono, tra l'altro, prigionia temporale a pane e acqua. Il documento che vediamo qui è riportato da padre Maurizio, ma vale la pena di leggerlo anche integralmente. Vado veloce. In esecuzione dell'eccelsa reggenza dell'Austria Superiore in data con tenore del presente pubblico proclama si fa sapere a tutti e ciascuno di questa giurisdizione come essendosi scoperto il grave e dolente abuso già da molti anni in questa giurisdizione introdotto, con cui all'entrare del mese di marzo vengono fatti in tempo di notte, massime dalla gioventù scostumata, certe pubblicazioni non solo ingiuriose, ma anche di sommo scandalo e pessima conseguenza, per impedire il qual male non sono stati bastanti altri ordini seriosi stati rilasciati, eccetera, quindi vuol dire che era l'ultima di una lunga serie di proibizioni, con i quali si proibirono tutti quelli gridi che in qualunque maniera, anche minima, potessero offendere le persone o essere all'altrui reputazione, perciò a togliere affatto ogni radice occasione di scandalo, non solo restino in avvenire perpetuamente dalla menzionata eccelsa reggenza interdette tutte quelle parole, quei clamori che fossero già per se stessi di sua natura punibili e criminosi, rispetto ai quali espressamente si riserva la ragione di castigare in qualsiasi tempo i presenti eccessi, se veniranno in luce le persone che in qualunque anco minimo avranno avuto ardire di commetterli, ma anche con la mente e senza alcuna eccezione, venga levata la facoltà a qualsiasi persona di poter più in qualunque tempo esercitare questa pessima usanza di gridare, come suoi dirsi, intramarzo. La quale usanza perciò ha fatto interamente in perpetuo, in virtù di premessi graziosissimi ordini, qui si abolisce, taglia e proibisce, sotto pena della prigione temporale a pane e acqua, a chi si farà lecito di così gridar, ancor che ciò seguisse senza ingiuria ovvero offesa di alcuno o senza altra circostanza o materia di delitto e pregiudizio dei buoni costumi. Quindi vedete che era piuttosto dettagliata. Ma per quanto riguarda l'Alta Valsugana, vediamo anche un'altra nota molto interessante di Francesco Stefano Bartolomei, che nel 1811, quindi un secolo dopo, descrive le modalità del tratto marzo in funzione a Pergine Valsugana, e le continue trasgressioni e gli abusi obbligarono il governo a proibire questa follia che sovente offendeva l'onore della famiglia. Diamo anche qui una lettura veloce del Bartolomei, che anche questo era un sacerdote. Tra le pubbliche dimostrazioni di allegria si distinguevano quelle che si costumavano l'ultima sera di febbraio e la prima di marzo, dopo il segno dell'Ave Maria è già cominciata la notte. Molti giovinastri erano soliti ragionarsi, a mio ricordo, sul monte vicino a Pergine, chiamato Tegazzo. Là cominciavano a intonare ad altissima voce la seguente frottola, quindi intramarzo, buonorassia, il cane all'erba, il cavallo all'ombria, la pecora giù per la valigera, eccetera, eccetera. Lo sentiremo fra poco praticamente uguale a Via Rago, no? Con questi accoppiamenti, a chi la vogliamo dare, eccetera, eccetera. Ciò detto, scaricavano armi da fuoco, e replicata più volte la canzone con altri nomi delle zitelle di giovani, si appiccava il fuoco ad una gran pertica vestita di paglia piantata in luogo più imminente, con che finiva questa baldoria. L'abuso che facevasi, proclamando a sposi persone rispettabili o tra loro troppo sconvenienti per età, per condizione e per censo domestico, obbligò il governo a proibire anche questa follia che sovente offendeva l'onore della famiglia. In effetti a Pergine non si fa più la memoria d'uomo, insomma, quindi questi editti hanno avuto successo, no? Possiamo dire. Qui ne vediamo un altro, anche questo molto interessante, una rimostranza presentata dal Consiglio Scolastico di Nogaré all'Imperial Regio Capitanato Distrettuale di Trento, qui siamo nel 1907,
per far levare un disordine che degenera sempre in peggio, dalla quale si evince che la durata del 3 marzo si protraeva anche per 2 settimane di seguito, caspita, accompagnata da continui spari di pistole, stioppie e altre armi da fuoco. Vediamo cosa dice questa. Cominciando con il 1 marzo e poi successivamente per 1 settimana e 2 talvolta, quindi alla faccia di 3 giorni, insomma, ogni anno dai 10 ai 12 giovani salgono sopra il Monticello, detto Minkel, poco sopra il paese, a declamare i giovani e le giovani da maritare. La sera dopo l'Ave Maria, e si continua talvolta anche fino alle 11 di notte, con un fracasso indemoniato di canti e sussurri, con continui spari di pistole, schioppi e altre armi da fuoco, 19 febbraio 1907. Insomma, come vedete, c'erano diverse dimostranze, ma infatti esiste una lunga sequela di processi, di querele, insomma, che c'erano. La stessa cosa è successa a Viarago, per esempio, perché a Viarago c'è proprio un colle sopra il paese che si presta molto bene a fare questa usanza, insomma, perché è come essere su un balcone e si vede sotto il paese. Il 3 marzo, ripeto, nel 1910 fu soppresso con decreto del capitano distrettuale, e questo l'ho trovato in un resoconto della Corraiola Dorizzi, pubblicato nel 1959, però l'usanza è stata poi ripresa per un certo tempo da alcuni giovani del paese ed è rimasta in funzione con alterne vicende fino agli anni 70, quando fu definitivamente poi abbandonata del tutto. Comunque, io sono riuscito a registrarne una lezione che trovo particolarmente interessante perché è cantata a più voci. Ovviamente la lezione che ho registrato io, qui vedete la trascrizione e il testo, è completamente decontestualizzata, cioè me l'hanno cantato su mia richiesta, insomma, comunque ve lo faccio sentire, molto interessante secondo me. Marzo, marzo e marzo sia, e il volerba il calendario, su e giù per sta valigella, per cercare quella più bella, chi lo ero? La rosina dei gabbani che l'è una bella, a chi ve la volete dare che l'è si bella? Al Barbamiglio che l'è un bel par. Dintigra, dintigra che l'è un bel par, la gara stella sotto il glumbia, la gara stella che la risplende e la mi rende consolazione. Marzo, marzo e marzo tratto, e il febbraio è già passato, arriverà anche la pasqualina per maritare sta bella morettina. Chielo, chielo, la Maria Saltorra che è una bella, a chi che volete dar che è si bella, a Giammene Gori che è un bel par. Dintegra, dintegra che è un bel par, la gara stella sotto il grugnar, la gara stella che la risplende e la mi rende consolazione. Bene, passiamo adesso ai filmati di cui vi anticipavo. Fino alla seconda metà degli anni Ottanta, diciamo, il 3 marzo in Valsugana era rimasto ancora in funzione nonostante questa sequela di divieti, soprattutto nel Tesino. Poi è andato a morire anche lì, insomma, per altri motivi. La particolarità di queste varianti del Tesino è che i protagonisti non vanno nell'altura sovrastante il paese, insomma, ma girano all'interno del paese, girano con un megafono nel Castello Tesino, poi invece a Pieve Tesino girano senza megafono ma con altri strumenti, come vedremo, e vanno direttamente sotto le case dei bersagli, chiamiamoli così, insomma, individuati. Il gruppo che vedremo, molto numeroso, dove erano presenti molti bambini molto piccoli, che tra l'altro lì c'era l'abitudine, questi bersagli, se
magari un accoppiamento proposto era anche carino oppure gradito, buttavano giù delle caramelle ai bambini, insomma, per cui i bambini andavano apposta per poi ricevere queste caramelle, no? Vediamola questa variante di Castello Tesino e vedremo soprattutto il commento di due personaggi molto importanti nella storia del Tesino, che sono Tatiana Bailo, che è mancata recentemente proprio, e Vincenzo Franceschini, un grande, insomma, interprete della cultura popolare. Ho registrato diversi canti da lui, è un personaggio anche per esempio per il Carnevale del Biagio. Vediamocelo. Qua a Castello Contramazzo è così, che gli ultimi 2 giorni di febbraio i tosati si riunisce tutti della piazza, a una certa ora, di solito di scuro, e fa un ribaltone, una cosa, e va incontro a marzo, se chiama. E difatti, gli ultimi giorni di febbraio, invece il primo giorno di marzo, gli va entrato marzo, se chiama tratto marzo. Entrato marzo, e in quel giorno là, il giorno di marzo, i mariti delle vedove. Una volta ieri grandi, perché i bambini a quell'ora andavano a dormire in genere, e andavano a ridare le femmine e magari era una cosa un po' delicata, perché delle volte o gli metteva in piazza il moroso che gli aveva, magari una che aveva una vista, e glielo metteva in piazza e glielo faceva sapere a tutti e allora si arrabbiava. O se no gli dava quel più brutto, più vecchio del paese, più buono, eccetera, e allora la si arrabbiava anche. I genitori poi anche si arrabbiavano, tant'è vero che ho sentito dire da mio papà che una volta i preti gli avevano anche proibito questa storia qua, perché veniva storia in paese, veniva tutte delle grane, delle invidie, delle cose così, e gli aveva proibito. E dopo, ed era quasi quasi finita, dopo i tosati l'ha ripresa e adesso gli fa così, come ti la fa adesso. Tenerla bello, darla, e un quarto d'ora andremo a incantarla. Ma le sposiamo tutte, sia le belle che le brutte. La vai in cucina, la con sulla carne, la pignata, la vela, la colpa, la megatta, le sul balcon, partire tutte le sue rosone. Se la navesse mai a un bocon, mi saria di tante robe un carosone. Cari e carioi, drappi e nisoi, scorse di fame e di fasoi. La si va a fare una gran cassa, andando fino in piazza gridando: guerra, guerra, che si marita una puta veda. Chiedo chi lo vedo, nel medico Vincenzo Vedo. Noi che campi, noi che prai, ma che tanti malai. Questo castello del meridione per curare la popolazione. Chi che ti ha dar? Chi non che ti ha dar? La donata di Tiberio Violin che deve maridar. Ed è proprio un bel boccuccino, né bella buona emancipata, e per il dottor ne proprio indicata. La da un campo della palua che finché la da qui non mantiene di ua. La da un campo della brasaione che finché la da qui non mantiene di patatone. La da un campo sua poro che finché la da qui
Da domani a lui anche un grosso toro. Posso che me la darghe perdotta. Un sacco di lì, sai che taglia una strappa. Un pacco di sale inglese, così ti accorre per tutto il mese. Una pezza di formai, così da se tira su da tutti i sogguai. Un corno su in cima una strappa. Un becco senza una coa, demovela che ne soa! Evidentemente il medico aveva apprezzato, altrimenti non buttava tutte le caramelle. E a pochi chilometri da Castello Tesino, a Cintetesino, ritroviamo la variante del tratto Marzo, anche questa di tipo itinerante, però la caratteristica di questa variante è che il testo viene cantato su una melodia specifica. Vediamo. Quello dei bambini prima, che giravano nel pomeriggio. C'è un'usanza che i ragazzi fanno una specie di carnevalata in sostanza e vanno in contramarzo. È un'usanza che ormai le non si sa neanche da quanto che lei che ne aveva tramandata. Inizia quasi diciamo all'inizio dell'inverno, perché è tutta questa gioventù lavate i filoi, cioè dove che c'è raduna la gente del periodo invernale, qui righe le putele e i tusi va lì dove perché si tose. Un pochettino andando, uno fila con uno fila con l'altro, uno fila con l'altro. Arriva alla fine dell'inverno, cioè verso marzo, allora gli ultimi due giorni di marzo, tu incontro a marzo, le incontro alla primavera, incontro al bel tempo, tutto quell'affare lì. E ne approfitta per fare anche, cioè, a copiare queste putele che nel periodo invernale uno si ha dato una occhiata, una paroletta e una fare così, insomma, ecco. E dopo, andando sotto le finestre, sotto le case di una o dell'altra, o di uno, e là gli canta sulla filastrocca, che anche quella di chissà quanti anni che era, che non si sa. E in marina stessa. Io copio stesse. Così al momento ma tutti sa che tizio gavaria un piccolo debole per quella lì, caio per quell'altra, capisci, no? Tutti lo sa, specialmente i giovani che va a fare sta roba, no?
anche fra di loro, dice, ma no, no, non mi no, ma quell'altro lo sa che è Galdeboleto e zacca, all'ultimo momento tira fuori il nome giusto, capisci, no? E tira fuori, e l'altro che fa una scampanata, la ridala e avanti, e così prosegue tutte e due le serate. Al primo di marzo, lui fa l'entrato marzo, festeggia l'entrato marzo, l'entrata primavera, l'entrata a bel tempo, sempre quell'affare lì. Dirò poi anche le questioni che era magari che mette lì quel tizio che non è che magari tanto lo fa anche per apposta per fargli dispiacere, per togliere giro, ma poi hai fatto anche qualche vedova, capisci che il che slonga lì qualcosetta di piccante e allora male si vede qualche bella sera, non so, qualche seccia o qualche qualcosa altro che piove, so. L'anno scorso è nativo seccia del piso. L'anno fa, Tito, siamo andati là e uno è andato a battere sulla porta, gli ha cantato la canzone, si è arrabbiato e ci ha buttato giù una secchia di fischio. Tutti sono scappati tranne uno che adesso ha 16 anni e l'ha preso in pieno. Ha fatto la faccia di fischio. Ecco, qui i ragazzini avevano appena finito la prova di banda, qui sono andati con gli strumenti. Bingo! Niente caramelle. Ogni no, ma chi corre di lui qualcuno, sì. Con i grandi no, ma qui pocette piccoli magari che corre anche di lui, gli fa scappare, capisci? Guarda che lei, gli scappa finché che corre di lui, appena chi si ferma, patatrac, gli che la fa ancora di più, capisci, no? E dove chi si incagna ancora di più a macare e a fare baccan e a dirgli su, capisci? Più che si arrabbia, più che le fa, cioè, un pochettino anche scherzo. Oh, ieri sera a Tito, no? E avevamo battuto fuori la porta e mi visto fuori un bastone così. E nacque questo trio e c'è poi un nostro amico sulla testa, però non ha fatto mica tanto male. Bastone così, così. E dopo siamo nacque questo trio e gli ho detto che insomma incontro marzo non le andrà a fare dispetti, no? Perché lui crede che incontro marzo, no? Andiamo solo da lui a fargli dispetti. Invece? Invece è vero. Circa due anni fa, uno da mettere via, un po' matto, siamo andati giù, eravamo in tanti, ce n'erano anche quelli che hanno 20 anni, eravamo in tanti, un bel gruppo, siamo andati giù a cantare la nostra canzone, a battere, e che certi ce n'erano i caramelli, invece lui si è arrabbiato e ha preso il fucile e ci ha sparato dietro. Noi siamo andati a nasconderci, non siamo più tornati giù. Il primo pomeriggio, allora avevo intorno i putei, quelli degli elementari, i boccetti piccoli, capisci? E alla sera, sul tardi, come dice, i giovani proprio, hai fatto carnevalata, diciamo, come che questi accoppiamenti, capisci? E prosegue così male due, tre, quattro ore, conforme a quanti gli era, la voglia, l'estro che gli ha, le fare e non fare, insomma. Qui è la sera coi grandi. Grandi. Grazie.
Adesso alla Varrendena, che tra l'altro disponiamo anche qui di una testimonianza molto interessante dovuta alla penna di Nepomuceno Bolognini, che è stato poi il fondatore della SAT, tra le altre cose. Come nel caso della stella che abbiamo visto nel precedente ciclo, Bolognini dà una descrizione dettagliata anche del tratto Marzo, che consente tra l'altro di comparare la tradizione contemporanea su quello che succede oggi, che succedeva almeno, però succede perché l'hanno fatto anche quest'anno, di comparare la tradizione con quella di un secolo fa, individuando eventuali variazioni nel frattempo subentrate. Ma vediamo che cosa dice Nepomuceno Bolognini. Il tratto Marzo è uno scherzo, un'allegria, una scappata al tutto gioviale dei burloni più matti del paese. Ha però anche il suo lato serio. Esso si celebra ogni anno nelle prime tre sere di marzo, appena la prima notte di questo mese avrà disteso il suo manto nero e freddo da un'altura sovrastante al paese, si vedranno splendere improvvisamente un paio di focherelli attorno ai quali appariranno ombre più o meno fantastiche. Saranno i giovani del paese che, raccolti lassù in due schiere, si appresteranno a preconizzare i futuri matrimoni, o meglio ad accoppiare, secondo una lista già preparata, tutti i celibi e le nubili della villa. Nella prima sera gli accoppiamenti sono fatti il più mattamente possibile, giovani con vecchie, belli con brutte, deformi, viceversa. Queste unioni vengono proclamate fuori da un grande imbuto, quindi il trombone, il grande trombone di Pizzolo c'era anche alla metà dell'Ottocento, a guisa di portavoce affinché siano udite ben chiaramente dagli ascoltatori giù del paese, che certo non ne perderanno una sola. Dunque fuori da questo imbuto misterioso uscirà lenta, grave, solenne la parola fatidica che scenderà giù a far palpitare molti cuoricini già preparati alla grave emozione. Parla l'imbuto della prima schiera, e qui lo descrive, tratto Marzo in questa terra che da malitare una puta bella, chi è la, chi noela, chi è niente da dar o chi no dar. Vediamo il proseguimento. La seconda sera le differenze degli accoppiamenti sono meno sensibili, meno mostruose. Nella terza poi si proclama l'unione vera degli innamorati già palesi o supposti o di coloro che starebbero ben appaiati, e qui i burloni si accompagnano naturalmente secondo le loro simpatie. Frattanto giù nel paese un brulichio, un aggruppamento in capannelli tutte le ragazze che a frotte hanno lasciato i filò in maniche di camicia con forse 5-6 gradi di gelo, ma gelo non sente amor, canta il Prati, e sono tutto orecchi agli oracoli che escono dall'antro profetico dell'imbuto. Allegre, sghignazianti, burlone nelle prime due sere, quiete, attente, silenziose, col cuore a 80 pulsazioni la terza. E dopo? Chi è contenta senza mostrare d'esserlo, chi rimane mesta sforzandosi di fare la disinvolta, desii insoddisfatti, crudeli delusioni, qualche segreta simpatia svelata e qualche nuovo affetto destato. E di questi accoppiamenti bizzarri talvolta ne viene un matrimonio felice, non pensato, e tal'altra un segreto amore deluso mena lentamente la poveretta alla tomba mentre aveva già sognato l'altare. Ecco, questa è la definizione bella, poetica, insomma, che fa Nepomuceno Bolognini nel suo volume Usi e costumi del Trentino. Questa descrizione del Bolognini consente di comparare la tradizione contemporanea con quella di un secolo fa, appunto individuando eventuali variazioni. A parte le trepidanti attese delle ragazze, la modifica forse più rilevante resta individuabile dell'età dei protagonisti, perché all'epoca del Bolognini e fino all'inizio del secolo il tratto Marzo era gestito dai giovani del paese e dai coscritti, come abbiamo visto Grumese, eccetera. In seguito al calo demografico e mutamenti, insomma, che nel frattempo intervenuti, non c'è stato il cambio generazionale, e così per non far cadere la tradizione un gruppo di vecchi coscritti
divenuti nel frattempo stimati professionisti, aveva deciso negli anni 80, quando ho fatto queste riprese, di continuare a gestire personalmente l'usanza. E quindi li vedete qui, insomma, personaggi molto conosciuti, importanti nella tradizione di Pinzolo, che purtroppo non ci sono più, installavano il grande imbuto, che quello c'è ancora, accendevano un grande falò e avanti col vin brûlé e declamavano il tratto marzo. Vediamo queste riprese di com'era la situazione negli anni 80. Vedete, sono molto ben attrezzati, con un Fender in grado di arrampicarsi sulle alture sovrastanti con tutta l'attrezzatura e col trombone. Arriva al luogo del puntato, ben posizionato sopra il paese, come vedete, questo è il leggendario Lustro, grande personaggio. Proprio mancato anche lui. Allora Maffei e il Colusco. E qui c'è il signor Maturi, anche altro personaggio molto importante. Storia di Pinzolo. Ormai da anni e anni che si fa la tradizione del tratto marzo. I primi due giornali del tratto marzo, in genere gli ultimi due di febbraio, gli accoppiamenti abbastanza ridicoli, si cerca di mettere insieme una bella matera con un stralec, o magari un bel giovinotto con una vecchia, una zitella con una ciatona. Mentre la terza sera, e forse chi sta il fatto bel del tratto marzo, la terza sera bisognava andare a disquassare gli aftarin. Intendo dire che bisognava andare a cercare in qualche modo, magari star lì qualche ora di scondongio tra il canton del Lavandin, oppure andare a studiarsi dalla stalla via Fo, una coppia magari sospetta, ecco, si trattava da rendere pubblica la faccenda di sti accoppiamenti che in realtà probabilmente gli era anche accoppiamenti seri. Il pentolone del brûlé. Aspetta che voglio il limone. Il limone deve andare giù, no? Tratto marzo su questa terra, per valitare
scoiattolo! Con le ancora si tela e le accapela! E chi le te vuoi da dare? All'angelo Batturi col cor, cul della caccia rurale, calena valitare e le accasior. Tattala, tattala, tattala. Probabilmente sti anni si gattavano le stalle. Da me ricordo si gattavano via il circo, via il paraco, però di scondon. Perché il paraco di sti robe chi non deve essere al corrente. Si cercava sempre da fare un elenco dai zavar, i ciasci, chi ormai ha passato 35-40 anni e non era marito, gli scappi. E naturalmente si accoppiava agli gnarelli un po' più eleganti, che gli chiedevano anche un po' più di spirito. Adesso le roba ormai non è più da svelare nessun segreto, adesso la storia se la fa quasi appena fare i turisti, butta giù, butta su, in più gli fa caso. Adesso gli ha detto una sera magari come costa chi, e fra un bicchiere con l'altro, piccole vendette ma senza fine, perché ormai al 3 marzo non lo scosta più. Con quella di Pirilotti, e il vento era s'arrabbiato a cadere, tu vai a far benzina i miei forestali. Ecco, adesso, mi saria la perpetua, che mio sistemato. Ma la perpetua mi capiamo su al burto, al paese. Mi saria che gli do su re, chi dal burto? Chi? Dal burto. Di butto. Voi mi una larghi due fratelli. Che chi due che io sempre un sema. Carlo del Dovo e Tonino. Forse che ne era un che era sicuramente un accoppiamento molto, ma molto gradito ai giovani. Non visiva né loro che trovo giù la maestra col Marius Gerlo. Perché lì era una storia come quella di Pepone col... Che era... e Camillo. Ah ecco, Don Camillo Pepone, perché la maestra era una di chi tutti sempre un cesa, quell'altro mese, tipo un mese in arti, lei era al segretario del Partito Comunista. Tratto morso su questa terra, per maritare una giovane bella, bella, bella. Chi era che si incaricava di trargi marzo? Era una tradizione sicuramente assegnata alla gente di più fantasia. Forse potrebbero essere stati i filodrammatici, la gente che fava mo allora le commedie. E commedie si chiedeva a farne. Quanca era proprio senza soldi, e chi per al me spirito di parlare nava a trargi mars, mi capita da sapere anche un regal, una cassa o doi di pom, purché trossa giù al tal culatala. La poteva anche essere un'indiretta dichiarazione d'amore. Mi carissimo amico, nanno giù di Mendavì, innamoramato da una delle più belle gnarelle da Pinsel, a me pagava sempre il punto e mezzo, non si vede neanche quel che era il punto e mezzo. Ma via nel bar di Portolongo e mi diceva, lo strongo, e chi? Vivo il punto e mezzo, fammi piacere, trangio con quella lì. Tratto marzo su questa terra, per maritare
Una giovane bella bella, la più bella e la più sotta. La bianca che no, la bianca non è la trampata di Firenze. Allora gagnassi lì Pippi in duella. Non posso io con quella. Indubbiamente scontenti che non era, non solo, quando trova giù Marsme, io sempre un cirigot, il mio re il più piccolo, che fava un po' di guardia, perché la nostra paura era che qualche zavarun tra giù avviasse su a lagnarne. Allora anche scorso ti ricciappavi e toccava tenerli. O no, Andrea? Allora lì il mister non odio venire da parte, scontenti che non era di sicuro, perché quello della casa dei pom era contento, ma non era anche di chi si offendeva. E allora bisognava cercare di stare migolini in balanza. E i turisti? I turisti sono io informé dello scopo, del perché, del per come, della tradizione. Non capisco niente. Ho sentito di chi li espressione proprio i match sarebbero anche nel paese dei match, ma i match sai far male in montagna. Ecco, questo era il grande Italo Maffei. Rimaniamo ancora un attimo in Varendena per vedere la variante di Caderzone vicino a Pinzolo. Sono riuscito a documentarla in un periodo particolare perché era da tempo caduto in disuso, poi negli anni 90 un gruppo di giovani aveva deciso di riprenderlo e l'hanno fatto per un po' di tempo. Vediamo cosa è successo a Caderzone. Pronto, ma! Cose che vengono da molti anni, anche i nostri nonni, i nostri bisnonni lo facevano. Il primo giorno che veniva detto il tratto matto, accoppiavano un vecchio con una giovane, o una giovane con una vecchia, un storpio con un dritto, e mettevano tutte queste cose per far ridere. Ecco, quello era l'accoppiamento fatto del primo giorno. Il secondo giorno invece lo trattavano meglio, cioè cercavano di prendere il soggetto e di accoppiarlo con l'altro soggetto, col sospetto di dire quello è il fidanzato di quella là o la fidanzata di quello lì. La terza volta invece che veniva buttato giù questo tratto marzo, chiamato così detto tratto marzo, veniva accoppiato proprio le persone che poi dopo venivano al matrimonio, insomma. Bello è che quando noi cantavamo di qui, loro rispondevano Quecenago, Giustino, Massimeno, ci si sentiva tutti i paesi armoniosi, legati. E il giorno dopo si faceva... Commenti. Quai tragio, Bussonà, quai tragio, Giustino, quai fatta stremp. Tutte cose così che... Per quanto abbastanza bello, armonioso, con niente si aveva una grande soddisfazione. Tosca dai ballarini, il tuo!
Adesso da tavella da Giustino. E il 4 marzo lo davano tre mutudi. L'ultimo di febbraio, il primo di marzo e il 2 di marzo. E lo dava da un colle all'altro. Botte risposta. Con un trombone grosso C. Su in cima un cavalletto al trombone. E la prima sera lì era a Bali. La seconda sera l'era mezza mezza, la terza la sera l'era verità. Una roba che per noi altri giovani piaceria a visia, come la diceva prima l'Ernesta, il Vittore e tu, che una volta proprio quando entravo giù in marzo, una settimana dopo magari era maride o l'era successo. Quando lei l'anche vengono, magari non visia se vorgogna un tratto insieme o sono appena di foda limonati come la prima sera. Ecco, perché sei perché alquanti coppi stasera io un tratti giù in una maniera un po' bene, ecco, no? Tutti limonati, io un tratti giù bene. Ma potrebbe essere una realtà che a noi altri giovani magari la ne serve. Altri giovani, è un po' una roba così, il tratto marzo, cos'è questo tratto marzo? Due o tre anni fa siamo arrivati lì e il tratto marzo, rifacciamo il tratto marzo. Quella è sta roba, roba è la, insomma. E dopo abbiamo cominciato a sentire dai racconti dei nostri padri, o dei nostri nonni, o dei nostri vicini più anziani, che una volta si faceva questo tratto marzo. Cos'è che ci serve noi, secondo me, noi giovani, il tratto marzo? Secondo me noi dobbiamo rispolverare quelle tradizioni lì per capire che modo di vita che c'era e con cosa si divertivano, perché noi qua siamo riempiti da tutte le parti di divertimenti che bisogna far così, per far lì pubblicità, mica pubblicità. Torniamo alle origini un po' dei nostri anziani e vediamo come si divertivano, che sono i più semplici e penso che sono i meglio da tutti. Le tradizioni belle e Cadarciun, la popolazione da Cadarciun alla chistà. E il plus che siamo le sue vecchie tradizioni. Perché se sparisce la tradizione, sparisce tutto. Non c'è più niente. Allora, che è il bello da Cadarciun, lei che la gioventù la si associa alla vecchiaia. E quello l'amalgamento che è tra vecchi e giovani a Cadarciun nel più bel paese che c'è tutta la rendina. Vedo che siamo fuori tempo massimo e quindi anche oggi la versione di Vermiglio salta perché siamo fuori, ormai il tempo è scaduto e quindi la vedremo lunedì prossimo in chiusura di tutto questo piccolo ciclo dedicato al tratto marzo che come vedete, come avete visto, ha diverse varianti e diverse implicazioni. E ripeto sempre, se siete interessati ad approfondire l'argomento, basta andare sul sito del Museo di San Michele, apto, mettere nel titolo convenzionale tratto marzo e escono tutte le varianti che sono documentate all'interno di questo database. Io intanto vi ringrazio per l'attenzione che avete dimostrato fino adesso e vi anticipo che nella lezione di lunedì prossimo prenderemo in esame il tratto marzo di Crosano, di Brentonico, e due varianti particolari dove il ruolo principale nell'organizzazione di questo ciclo rituale spetta ai coscritti, come quello che abbiamo visto ad esempio a Grumes, quindi vedete nella foto. Il primo sarà a Daone, in Val del Chiese, e il secondo a Carano, in Val di Fiemme, dove è ancora in funzione, ancora oggi credo, e secondo modalità tradizionali, l'usanza del maridazzo, che presenta elementi significativi di analogia con il tratto marzo, anzi il maridazzo fa parte a sua volta di un ciclo rituale molto complesso che comincia all'Epifania e finisce a Carnevale, che viene rappresentato ogni 4 anni però. Questo ciclo si chiama Banderal e lo vedremo lunedì prossimo. Grazie mille per l'attenzione e a risentirci a lunedì prossimo.